Buonasera. Prima di dare inizio al concerto, che fa parte dei numerosi viaggi, l'ultimo di numerosi viaggi e concerti per l'amicizia tra i popoli, che il Ravenna Festival iniziò tanti anni fa da Sarajevo, lacerata dalle bombe, stasera il nostro viaggio dell'amicizia ha un sapore particolare, amaro, amarissimo. Noi musicisti portiamo parole di pace, di armonia, di amore, di fratellanza e, come disse qualcuno tempo fa, in maniera forse retorica ma comunque efficace, nei nostri strumenti, che sono i nostri cannoni, noi mettiamo fiori, non mettiamo bombe. La serata di stasera, nel nome dell'eroica di Beethoven, vuole essere un ricordo per due persone straordinarie uccise in maniera atroce e barbara. Khaled al-Assad, custode e direttore del sito archeologico di Palmira, Palmira gemellata a Pestum, che ha preferito essere torturato e ucciso in maniera barbara pur di tenere fede ai valori della cultura che lui proteggeva. E l'altro pensiero a cui va la nostra esecuzione è questa giovane donna curda, Efrin Kalaf, che per i suoi principi di libertà è stata torturata, violentata, lapidata. Quindi pensate che atrocità. In questo periodo, proprio pensando a tutto quello che sta succedendo non solamente in Siria ma nel mondo, mi è venuto in mente i versi conclusivi di una poesia di Giovanni Pascoli, che riferendosi al nostro pianeta lo definì atomo opaco del male. Ora noi, attraverso la musica, attraverso la bellezza, l'armonia, vorremmo cambiarlo in atomo splendente del bene. Però in tutto questo, per tutto questo, noi musicisti non abbiamo forze se non quelle dell'armonia dei suoni. È un appello da parte nostra, quindi, e anche vostra che siete qui, ai governanti di tutto il mondo, di pensare assolutamente a dare pace
al nostro mondo, dove nel momento in cui io sto parlando migliaia e milioni di persone, di bambini, muoiono di fame, muoiono di malattie, muoiono sotto le bombe, mentre naturalmente i governanti da una parte, dall'altra guardano o partecipano colpevoli. Adesso introduco questi due giovani, questa meravigliosa cantante curda accompagnata allo strumento a corde da un eccellente musicista e una strepitosa artista, una pittrice molto, molto giovane, di grandissimo talento e anche ormai di grande notorietà, che per esprimere attraverso l'arte, la pittura, è stata in carcere per 3 anni. La vedrete camminare lì, dietro le mie spalle sul tempio. Noi condanniamo le atrocità. Noi musicisti vogliamo l'armonia non solo nei suoni, ma nella società. Questo è il nostro messaggio, è il nostro appello. E adesso invito i due musicisti a venire sul palco.
Nasibe hulu pecalım aman 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 nasibe
si be holu be chalam aman 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 si be holu be chalam bilan firmal chah katim si be holu be Yar 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 de yar yar yar
Thank you.